Buongiorno a voi cari amici del Re dei Re. Questa mattina la nostra meditazione riguarda il versetto 20 al capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi. Essa dice: «Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo. Siate riconciliati con Dio». Nel piano di Dio era previsto l'intervento dello Spirito Santo e la presenza di Cristo nella vita dell'uomo, al fine di ripristinare il carattere a sua immagine. Accogliendo la verità, gli uomini ricevono anche la grazia di Cristo e per santificare le loro abilità nell'opera iniziata da Gesù Cristo, l'uomo diventa così collaboratore di Dio. In questo modo, i servitori di Dio possono condividere la verità con gli altri. A questo punto sorgono le seguenti domande. Abbiamo tutti risposto alla chiamata di Dio? Partecipiamo alla diffusione della luce divina e alla distribuzione dei gioielli preziosi della verità? Le intelligenze celesti sanno che la croce è il grande richiamo per gli uomini. Loro sanno che attraverso di essa l'uomo caduto può ricevere l'espiazione e può avere comunione con Dio. Tutto il cielo vede come la sua Chiesa ha accettato il Cristo come suo Salvatore personale. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Ebrei 3, versetto 15. Dobbiamo chiederci senza alcuna esitazione: cosa possiamo fare per Gesù? Cosa Cristo è per noi? Qual è il nostro compito? Cristo ci ha scelti come suoi ambasciatori per salvare le anime che periscono. Quindi dovremo sforzarci quotidianamente per dimostrare che tutti possono raggiungere la verità e la giustizia. Invece di cercare di suscitare simpatia per noi stessi, è necessario abbandonare completamente il nostro io con l'aiuto dello Spirito Santo. Gesù ha previsto che ogni suo collaboratore debba avere saggezza e la volontà per diventare un'epistola vivente, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Con la vigilanza e la preghiera, ognuno di noi cristiani possa realizzare esattamente ciò che il Signore ha progettato di fare. Attraverso l'adempimento fedele e attento del nostro dovere, vegliando sugli altri come responsabili sentinelle, possiamo rimuovere gli ostacoli sul cammino dei nostri simili. Mediante sinceri appelli e avvertimenti, possiamo vincere le anime a Cristo, invocando la presenza dello Spirito Santo. Ogni volta quando un agente umano si rifiuta di cooperare con Cristo, con la scusa che la croce è troppo pesante da portare, egli lo rattrista. Eppure lo Spirito Santo è sempre pronto a venirci in aiuto. Egli vuole dimorare in ogni anima, e se questo ospite d'onore viene accolto, l'anima sarà resa completa in Cristo. Accettando le sue lezioni, diventiamo saggi. Tuttavia, è necessario custodire bene il nostro cuore, perché troppo spesso dimentichiamo le istruzioni divine che abbiamo ricevuto, cercando di seguire le inclinazioni naturali delle nostre menti finite. Ognuno deve combattere la propria battaglia contro l'io. Ascoltiamo quindi gli insegnamenti dello Spirito di Dio, perché così facendo questi insegnamenti saranno ripetuti fino a quando non siano scolpiti per sempre nei nostri cuori e nella nostra mente. Amen.